Salve, bentornati a questa nuova trasmissione di Confronti Diretti. Oggi parliamo di economia. Economia la facciamo con il professor Fabio Conditi, o meglio, l'ingegner Fabio Conditi, che lui ci parlerà di un qualcosa, perché ora c'è una novità. Hanno una novità grossa. Ne abbiamo parlato in tante trasmissioni, la moneta positiva, ricorderete. Abbiamo anche parlato di altre cose belle che si potrebbero fare, come risolvere il problema del debito pubblico, mettere del denaro via discorrendo, far sì che l'economia riparte senza avere problemi con l'Europa, con il debito e tutto il resto. Ecco, di queste cose adesso ne parliamo e poi parleremo anche di quelle belle iniziative che vorrebbe prendere il governo. Innanzitutto parola al Fabio Conditi per dimostrarci questa novità di questo movimento che sta nascendo. Prego Fabio. Allora, in pratica, se ti ricordi, in altre trasmissioni avevamo parlato di un convegno che avevamo fatto alla Camera dei Deputati il 24 marzo 2023, dove insieme con me c'erano tanti altri personaggi, da Carlo Freccero, Paolo Becchi, Francesco Carraro, c'era Nino Galloni, Ilaria Bifarini, cioè personaggi di un certo livello, e tutti insieme avevamo illustrato una sorta di nuova visione del mondo, della società e dell'economia, che partiva proprio da quelle soluzioni concrete e realizzabili di cui noi spesso parliamo e che io e te abbiamo spesso descritto, diciamo, in queste trasmissioni. Allora adesso, siccome con queste persone stiamo in realtà costruendo anche tutta una serie di attività e di azioni concrete per rendere queste proposte realizzabili, abbiamo deciso di creare un movimento che ha un suo sito dove si spiegano tutte queste cose e dove le persone si possono anche iscrivere e quindi partecipare. Questo movimento si chiamerà Un Mondo Positivo. Quindi c'è già un sito nel quale, partendo dalle idee di quel convegno, stiamo cercando di provare ad immaginare prima e poi realizzare un mondo davvero positivo, cioè un mondo nel quale al centro degli obiettivi della società ci sono le persone umane, il soddisfacimento dei bisogni, e quindi niente speculazione finanziaria, niente mercati finanziari, ma solo risoluzione di problemi reali, perché ci siamo stancati di vedere una politica che ti fa le promesse, poi dopo, quando arrivano al governo, siccome dicono che non ci sono i soldi, le promesse elettorali vengono non mantenute continuamente. Questa è una cosa inaccettabile, perché lo Stato, come sempre diciamo, ha sempre gli strumenti per poter gestire qualsiasi emergenza. Il problema è che non lo fa e preferisce vessare noi cittadini con l'aumento delle tasse e con i sacrifici delle politiche di austerity. Sì, in effetti c'è sempre, come si dice, i quattrini, lo Stato, la possibilità di farlo. Il problema è basilare uno, che vogliono andare e non vogliono andare contro il sistema bancario. È sempre quella la questione. Cioè non vogliono togliere il potere bancario, la prerogativa che oggi hanno di stampare, di emettere tutta la moneta che usiamo. E siccome, come abbiamo sempre spiegato, tutta la moneta emessa dal sistema bancario viene creata con i prestiti e deve essere restituita con gli interessi, questo genera un debito inestinguibile, ma soprattutto una rendita finanziaria a pochissime persone nel mondo che si arricchiscono sempre di più a scapito di tutti gli altri. Quindi noi siamo sostanzialmente soggetti a delle sanguisughe che sottraggono continuamente sangue e risorse dalla nostra vita e che ci impediscono di vivere con un certo benessere. Quindi questo movimento che state creando ha anche delle intenzioni di fare qualche cosa di attivo e di commentare praticamente i personaggi della politica che parlano, che fanno dichiarazioni e che poi queste dichiarazioni molte volte sono dichiarazioni errate. Mi pare che è questo quello che volete fare, giusto? L'obiettivo è, visto che va di moda, fare una sorta di fact-checking delle dichiarazioni di politici, economisti, esponenti della cultura che parlano all'interno del pensiero unico mainstream. Siccome raccontano tante stupidaggini che riguardano proprio l'economia e il funzionamento della società, noi cercheremo di volta in volta di smentire queste cose, analizzandole seriamente, cercando di raccontare qual è la verità che c'è dietro quella narrazione sbagliata.
e piano piano speriamo di far acquisire alle persone un po' di consapevolezza sul fatto che in realtà, come diceva Platone nel famoso mito della caverna, in realtà noi crediamo a delle ombre che però ci sono dietro le nostre spalle, degli omini che a nostra insaputa le gestiscono e le fanno parlare come vogliono loro. Quindi dobbiamo uscire da questa narrazione e cominciare a capire qual è la realtà, qual è la verità e come possiamo fare per fare in modo che, per riprendere un libro che adesso va un po' di moda, passare da un mondo al contrario a un mondo positivo come vogliamo noi, insomma. Il mondo contrario è una cosa un po' particolare. Comunque, una dichiarazione fresca fresca, ecco, un commento immediato. C'è stato un personaggio della politica, Tajani, che parlando dell'MPS Monte dei Paschi di Siena ha detto: ah, questa banca noi la dobbiamo vendere, cioè la dobbiamo togliere dalle scatole le nostre percentuali, perché lo Stato non può fare il banchiere. Cioè, io ho sentito quello, sono sobbalzato sulla sedia, ma ha detto: ma cosa sta dicendo? Anche perché sappiamo perfettamente che la Germania fa il banchiere, cioè lo Stato tedesco fa il banchiere, noi italiani non possiamo fare il banchiere. Il paradosso di questa storia è che noi italiani abbiamo inventato le banche, quindi saremmo autorizzati a fare i banchieri. I tedeschi, che le banche le hanno copiate da noi dopo ben due secoli che noi lo usavamo durante il Rinascimento, e invece loro le usano tranquillamente da tanti anni e se ne fregano altamente del PNRR, del MES e di tutte quelle forme di finanziamento capestro che invece noi siamo ben, diciamo, contenti di accettare tutte le volte. Ecco, ma come mai la grande Germania, che fa moneta perché i titoli che emette non li dà sul mercato, li mette in un fondo titoli della Bundesbank, proprietà della banca tedesca, e prende gli euro con la garanzia di questo fondo titoli che nessuno incasserà mai, ma come fa la Germania ad avere problemi di debito? Come è possibile che questo sia verificato, pur non avendo proprio nessuna possibilità di fare dei debiti, perché è solvibilissima al 100% perché emette moneta a tutti gli effetti? No, ma il problema è che il nostro sistema economico genera debito in automatico, cioè sia la Germania, la Francia, qualunque nazione del mondo utilizza la moneta che viene prestata dal sistema bancario, che sia pubblico o privato non ha importanza, insomma comunque è sempre moneta prestata. Quindi il debito è inestinguibile da un punto di vista matematico, perché se tutta la moneta proviene dal sistema bancario con i prestiti, che presta supponiamo 100, ma chiede alla fine dell'anno che gli venga restituito 105, siccome i 5 di interesse non sono stati creati, il debito è matematicamente irrisolvibile e quindi noi siamo destinati, sia noi che la Germania, ad avere un aumento esponenziale di questo debito che non potremo mai ripagare. La differenza tra noi e la Germania è che la Germania usa dei trucchi contabili per nascondere una parte del suo debito. In particolar modo il trucco più evidente è quello che i debiti dei lender, che sono, diciamo, una sorta di macro regioni all'interno dello Stato tedesco, non vengono calcolati all'interno del debito pubblico, mentre da noi le regioni, se fanno debito, questo debito viene computato nel calcolo del debito pubblico. Quindi capisci che c'è una situazione, una disparità, ma anche proprio di trattamento contabile. Ecco, ma perché succede questo? Perché i politici sono complici dei bancari, vogliono fare i soldi ai bancari, che gli regalano le azioni, gli aprono i canestrini, come diceva ben Umberto Sordi in quel film Tutti Dentro, se qualcuno ricorda, perché dovremmo fare come la Germania. Se la Germania è la locomotiva d'Europa, è sempre stata considerata tale, non ho capito, facciamo le stesse cose che fanno loro, che sono legalissime. No, perché non le facciamo? Perché purtroppo in Italia, guarda, io mi ricorderò sempre, tu sai che io sono stato quello che aveva proposto nel 2016 in un convegno alla Camera dei Deputati di fare una moneta da 5 euro, da 10 euro per il terremoto, per Amatrice e Norcia, e quindi avevo fatto questa proposta. Poi feci anche una proposta di legge, la mandai al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dopo due anni
ebbi la soddisfazione che mi hanno copiato almeno l'idea per la cattedrale ad Amatrice e hanno messo la moneta di Amatrice da 5 euro. Quando io però ne hanno messi solo 20.000 pezzi. 20.000 pezzi per 5 euro sono 100.000 euro, cioè una cifra ridicola, cioè no, costa più diciamo fare lo stampo e fare il bozzetto eccetera che coniare quelle monete. La Germania invece di quelle stesse monete da 5-10 euro ne fa milioni di pezzi, quindi 3 milioni di pezzi per 5 euro sono 15 milioni di euro, non sono 100.000 euro. Bene, quando io chiesi al direttore del Tesoro italiano per quale motivo noi non ne coniavamo più quantità maggiori, lui mi disse parole testuali: perché la Germania se lo può permettere e noi no. Cioè noi siamo convinti che la Germania questi trucchi contabili, questi diciamo artifici per creare moneta senza problemi, insomma senza chiederla in prestito a nessuno, loro lo possono fare, noi invece non ce lo possiamo permettere. Questa è la convinzione che ci siamo fatti. Ma non è una convinzione, loro lo fanno e noi no, c'è qualcosa qua che non mi quadra, o forse perché noi prendiamo dall'Europa tanti soldi in progetti fasulli che qualcuno dei soliti che sta sempre dietro a tutto se li mette in tasca, allora dite se vi mettete a fare il signoraggio non prendete più questi soldi, questi progetti che noi vi stiamo finanziando a gogo, che non sono soldi che vanno nelle tasche degli italiani, vanno nelle tasche di alcuni italiani che a volte non sono neanche italiani, siamo stranieri, forse questo è il motivo? Ma guarda, i motivi sono veramente tanti. Da una parte c'è una larga parte dei nostri politici che è proprio ignorante, cioè nel senso ignora che queste cose si possano fare. Io quando le vado a raccontare ti posso assicurare che le facce e gli sguardi trasmettono diciamo stupore e meraviglia, perché non hanno la più pallida idea di che certe cose si possono fare. Diciamo che l'idea più diffusa è quella che noi la sovranità monetaria l'abbiamo persa e quindi non possiamo fare niente, dobbiamo solo chiedere l'elemosina all'Europa. Invece non è vero, e la Germania se ne frega altamente diciamo di questa situazione e ha tutta una serie di meccanismi che gli permettono di creare moneta sul proprio territorio senza alcun problema e senza alcuna diciamo vergogna. E noi invece non lo facciamo, quindi per ignoranza. Poi c'è anche la malafede, giustamente, perché quando abbiamo provato in Italia a fare la moneta fiscale attraverso il superbonus, era la prima volta che facevamo una misura diciamo furba e creativa per creare denaro senza violare i trattati europei, e noi abbiamo diciamo la politica ha avvicendato Conte con Mario Draghi, e Mario Draghi non ha fatto né tanto né quando che distruggere questo strumento, rendendolo inefficace, limitando la cedibilità eccetera. Quindi quelle sono persone, Mario Draghi e personaggi a lui vicini, che sono in malafede, cioè lo fanno perché mentono sapendo di mentire, cioè sanno perfettamente che sarebbe una misura utile per il paese, per la popolazione, ma mentendo convincono la popolazione invece che non si possa fare perché crea problemi. E questo è purtroppo un lato bruttissimo. In Italia abbiamo avuto tanti politici, ma anche tanti tecnici, cosiddetti tecnici, che hanno svenduto letteralmente il nostro paese. Voglio fare qualche altro nome, se ti ricordi la svendita dell'IRI, tutte le banche pubbliche, è avvenuta proprio per lo stesso personaggio Mario Draghi e per Romano Prodi, che in tandem non hanno fatto né tanto né quando che svendere tutti i gioielli di casa. E questo è purtroppo un male del nostro paese che andrebbe eliminato, insomma. Beh, più che un male è una cosa abbastanza grave, anche perché purtroppo questo male è uscito, come si dice, dalla porta, sta rientrando dalla finestra, perché a quanto pare l'Europa vuole dare al signor Draghi un altro, anzi ha dato al signor Draghi un altro mandato. E questo mandato qui cosa farà? Seguiterà a mettere le mani in tasca a noi italiani per mettere i soldi in tasca delle banche private? Perché lui lavora per le banche private, è talmente semplice. Cioè, ma non c'è un conflitto di interessi in questa operazione? Ma guarda, io devo dire che questa gente è talmente sicura di sé e sicura degli appoggi politico-finanziari che ha, che proprio se ne frega altamente. Tu sai che Mario Draghi ha avuto il coraggio, l'ardire di raccontare una barzelletta su un banchiere
che diciamo dal mio punto di vista rappresenta molto bene il tipo di personaggio, il tipo che è. La conosci la barzelletta? No, andiamole, ripetiamole, come fa Ripetiamo, Berlusconi. È bene ecco. sempre dare qualcosa di diverso al telespettatore che possa La almeno barzelletta. tra l'incazzatura nascente sorridere. Sorridere un Uno attimo. sfogo diamogli. Allora, Mario Draghi ha raccontato, c'è il video su internet, su YouTube, ha raccontato in conferenza stampa, in diretta, questa barzelletta. Dice: una persona deve subire un trapianto di cuore, e in attesa di questo cuore lo chiamano dall'ospedale e gli dicono: guardi, lei è fortunato perché abbiamo trovato due cuori a disposizione, può addirittura scegliere quale preferisce per fare il suo trapianto. Il primo cuore è il cuore di un giovane ragazzo in forza che faceva molto sport, di 25 anni. Il secondo cuore invece è il cuore di un banchiere di 86 anni. Quale preferisce per fare il trapianto? Il signore non ci pensa neanche 2 secondi e dice: io voglio quello del banchiere. Allora il medico dice: ma come mai sceglie quello del banchiere? Perché sicuramente non l'ha mai usato. E anche questa è simpatica la cosa, perché hanno operato quello degli altri, è normale. Però capisci che quando uno racconta una barzelletta su di sé di questo genere, come faceva anche Berlusconi, in fondo questa barzelletta rappresenta in maniera ironica quello che lui si sente di essere, quindi un banchiere senza cuore. E questa è la caratteristica tipica del banchiere. Il banchiere non ha cuore, il banchiere non agisce in funzione, diciamo, delle emergenze, delle necessità e delle cose. Deve essere freddo e razionale e utilizzare il suo potere solo per avvantaggiare banche e mercati finanziari e certamente per non risolvere problemi all'economia reale. Quindi, quando c'è un terremoto, Mario Draghi se ne frega altamente, quindi non crea denaro per quel terremoto. Se c'è però un terremoto sui mercati finanziari, Mario Draghi interviene e, come ha detto in una famosissima conferenza stampa, quando gli hanno chiesto se il denaro può mai finire nella BCE, lui ha risposto: noi no, il denaro non può finire e abbiamo ampie risorse per far fronte a tutte le nostre emergenze, ma intendendo le emergenze che sono quelle dei suoi amici e compari di merende. Sono gli istituti di credito di carattere privato. Ma anche i Ritornando a grandi ritor fondi di investimento, ecco. BlackRock, insomma, Vanguard, cioè, ce ne sono tanti, addirittura hanno dimensioni oggi che sono 5 volte il nostro PIL. Cioè, stiamo parlando di soggetti che muovono 10.000 miliardi di euro di dollari all'anno, quindi insomma, stiamo parlando di colossi della finanza. Ecco, ma ritornando a quello che avete fatto, voi siete andati a Roma a spiegare la vostra moneta positiva e come Certo. sempre hanno capito, hanno apprezzato, fino a che hanno apprezzato anche troppo, hanno capito, perché è voce degli ultimi giorni la famosa tassazione degli extra profitti delle banche. Un'azione no coraggiosa, di più, Di più. inaspettabile, una cosa eroica. Guarda questi cosa fanno, ma questi veramente hanno gli attributi giusti. Tutto No, lì ci ha fatto sognare. Noi abbiamo sognato per un momento, cavolo, qui le cose cambiano, vanno a prendere i soldi a chi li ruba e quindi, insomma, andiamo bene. è Poi come arriva la brutta notizia, anzi, la bella e brutta notizia da una parte, perché da una parte è brutta perché praticamente quello che prendono glielo ridanno. Ma è bella perché utilizzano quel sistema che voi gli avete imparato. abbiamo insegnato. Questa è la bella È cosa. un bel paradosso, quindi alla fine il governo, se si tratta di utilizzare il credito d'imposta per i cittadini, non va bene. Se invece lo stesso credito d'imposta lo utilizziamo per rimborsare questa tassa fittizia che viene fatta per i bancari, allora va tutto bene. Quindi, questa è una dimostrazione evidente che c'è un trattamento diverso. Cioè, è come se noi cittadini fossimo figli di un dio minore. Cioè, per noi le soluzioni, i soldi non ci sono mai. Per i banchieri, per le grandi istituzioni finanziarie, i soldi si trovano sempre. E questo purtroppo è una cosa che noi dobbiamo smascherare, perché diciamo che si permettono di seguitare a farlo
perché noi crediamo a tutte le balle che ci raccontano. Quindi dobbiamo smentirli nei fatti e dimostrare che quello che ci raccontano è falso e destituito di fondamento. Ecco, ma la cosa bella è sempre quella, rimane, che poi il credito d'imposta tra banchieri è trasferibile. C'è anche questo. E certo, è quello. È quella l'ironia della sorte, cioè la trasferibilità dei crediti non va bene se la utilizza il cittadino, va bene se la utilizzano, diciamo, i soliti soggetti che lavorano sui mercati finanziari. Se lo utilizzano le banche va benissimo. È questa la differenza di trattamento. Cioè, noi cittadini, c'era un libro una volta, se ti ricordi, che si chiamava Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Cioè, noi cittadini dobbiamo essere come quelle formiche, cioè dobbiamo cominciare ad arrabbiarci e a, diciamo, contrastare questo meccanismo, questo sistema che tende sempre a privilegiare gli interessi di pochi rispetto agli interessi della maggioranza della popolazione. Ecco, comunque la notizia positiva è il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, è che hanno sdoganato questo sistema. Quindi praticamente ora ammettono che c'è un sistema che è possibile creare del denaro senza fare debito. Purtroppo è adoperato nel soggetto sbagliato, che sono le banche, che devono avere sempre, sembra che la Costituzione italiana non è più l'articolo 1, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma una repubblica fondata sul lavoro delle banche. Mi sembra questa, si è fatta questa piccola confusione. Spieghiamo un attimo questa cosa che hai detto, che è importante. Cioè, non solo la moneta fiscale, cioè il credito d'imposta cedibile, è stato fatto e abbiamo dimostrato che è possibile farlo, ma addirittura, se ti ricordi, a febbraio c'è stata una modifica normativa in Europa che ha cambiato il trattamento contabile di questi crediti cedibili, ma il risultato è stato che all'interno dei trattati oggi si parla espressamente che lo Stato può fare sempre crediti d'imposta cedibili e si spiega anche come li deve trattare contabilmente. Quindi è come se quella moneta fiscale che noi abbiamo ipotizzato anni fa e che sembrava quasi in contrasto con i trattati, oggi nei trattati c'è scritto in maniera chiara, nero su bianco, che si può fare, e c'è scritto anche come bisogna farla. Quindi addirittura abbiamo introdotto nelle norme europee una soluzione che era, diciamo, nuova e quindi che non esisteva nel sistema economico. Quindi l'hanno anche dimostrato, perché con queste proposte che stanno preparando, elaborando e che faranno, praticamente danno la realtà a quello che avete, diciamo, insegnato loro e che avete detto, è la certezza. Ora passiamo un altro argomento di balle, si ricomincia a parlare di questo 110, che è un 100 più 10, perché il 10 è i soldi che va alla mazzetta che si dà, il pizzo che si paga alla banca, che è un problema e che è una grande truffa e che è un grande debito. Ma come fanno a raccontare queste balle? Come si fa a dire che comunque andando avanti e liquidando questo 110 è un grande bluff che porta debito all'Italia? Vanno dicendo quello a tutti i media. Ti faccio un esempio per capire qual è la follia di questo ragionamento. Tu sai che un contadino compra le sementi, le semina e poi raccoglie quello che produce questa semina, le piante che crescono, i frutti. È come se loro dicessero che la spesa per l'acquisto delle sementi è solo un grandissimo costo per l'azienda. Ma se tu non fai quella spesa, poi dopo l'azienda non produce più quello di cui hai bisogno. Quindi la spesa dello Stato è la stessa cosa, cioè io spendo, ma siccome però quella spesa che io faccio viene fatturata, l'azienda paga l'IVA, paga le tasse, paga i contributi, paga i fornitori, paga i dipendenti, una parte consistente di quella spesa mi rientra subito. Quindi addirittura c'è il paradosso che la moneta fiscale che io concedo produce un aumento di gettito subito perché vengono fatturati questi lavori. Ma il mancato gettito, perché io do uno sconto sulle tasse future, viene spalmato negli anni successivi. Quindi è come se il costo per l'acquisto delle sementi viene spalmato e pagato negli anni successivi, mentre il prodotto che deriva dalla pianta, dalla semina di queste sementi, io lo incasso subito, addirittura in anticipo rispetto a quando farò il raccolto. Quindi non si capisce qual è la follia
per la quale questo meccanismo non deve essere usato. L'unica motivazione è quella che va contro gli interessi di quelli soggetti di cui parlavamo prima, perché, e facciamo un altro esempio per farlo capire, se lo Stato deve costruire un ospedale che costa, un complesso ospedaliero che costa 100 milioni di euro, oggi come fa? Emette BTP a 10 anni per 100 milioni di euro, riceve questi 100 milioni di euro e costruisce l'ospedale. Però il BTP in 10 anni, al tasso di interesse attuale, allo Stato costa 170 miliardi. Cioè lo Stato non restituisce 100 miliardi, ma 100 miliardi più 70 miliardi di interesse. Quindi 70 miliardi li guadagnano i mercati finanziari, le istituzioni finanziarie, BlackRock e compagnia cantando. Se invece lo Stato paga l'ospedale con 100 miliardi di credito d'imposta cedibile, non fa debito, non paga interessi ai mercati finanziari e addirittura, mentre il credito d'imposta produce un mancato gettito negli anni successivi, subito si produce un aumento di gettito per quei 100 miliardi, ma non solo, ma anche per tutta l'economia indiretta indotta da quei lavori, che può essere addirittura può arrivare fino a 3 volte quel credito d'imposta. Noi abbiamo che su 300 milioni di economia che si genera, lo Stato incassa almeno il 30% di tasse, a essere buoni. E il 30% di tasse sono 90 milioni, quindi lo Stato incassa 90 milioni che gli costeranno negli anni 100 milioni di mancato gettito. Ma che costo è? Ma il problema non è il costo, è la perdita che ha chi dovrebbe mettere i soldi delle banche, quelli virtuali, e prenderci gli interessi sopra. È sempre certo. Quello è il discorso, non si fanno gli interessi dei cittadini. Stiamo parlando si fanno gli interessi di, ma fanno gli interessi dei magari. È così. Adesso come vorranno uscire da questo impasse, che non stanno facendo nulla? Cioè sono rimaste appiccate decine di migliaia di imprese, lavori, cantieri aperti che stanno fermi perché non si è bloccato tutto. Come se ne esce da questo impasse? Questo allora, è il danno che penso che arriverà. Notizie che ho dalle associazioni che seguono queste vicende eccetera è che bene o male questi problemi alla fine con un certo costo, ma vengono risolti, perché ci sono molte, diciamo, sono state create molte aziende finanziarie che acquistano questi crediti con degli sconti abbastanza consistenti, però in generale sembra che un certo movimento ci sia e quindi bene o male le imprese riescono in qualche modo a risolverlo. Il problema è che però questo blocco che ha operato il governo a febbraio sta producendo una decrescita e quindi una recessione economica con un calo del PIL consistente, e questo è il vero problema. Cioè in questo momento il governo deve fare una manovra correttiva di bilancio, ma non perché sono andate male le cose in generale, ma perché è il governo stesso che ha creato le condizioni perché ci fosse questo calo di entrate, perché oggettivamente, secondo il meccanismo che ho spiegato prima, il superbonus, se io lo interrompo l'aumento di gettito subito e interrompo anche il mancato gettito futuro, ma è quello subito che mi crea il problema, perché quello è un vantaggio che io devo seguitare ad avere se voglio riuscire ad avere una crescita economica costante e, diciamo, continua. Invece in questa maniera il governo ha interrotto e quindi si ritrova che la situazione l'ha creata lui, cioè non è stata creata dalla congiuntura economica internazionale, è stata creata dalla sua azione distruttiva che impedisce all'Italia di proseguire ad avere una crescita economica che in questi ultimi anni è stata superiore alla Germania e alla Francia. Ecco, ma tu hai parlato di agenzie che stanno, di società che stanno praticamente, io lo chiamo agenzie perché sarebbe la cosa, termine migliore da adoperare, perché di questo si parla, che prendono questi crediti praticando un pizzo sopra, perché se tu hai 10 io ti do 8 di questo credito. Ecco, ma se non è cedibile il credito, come fanno questi a prenderlo? No, io sto parlando dei crediti che rientravano nella vecchia norma, sto parlando di quei cosiddetti crediti incagliati. Ecco, parliamo di una particolarità di crediti, quelli incagliati
prima che bloccassero la cedibilità. Quelli che si stanno lamentando e stanno facendo anche azioni presso, diciamo, la magistratura, perché sostengono che hanno fatto dei lavori sulla base di determinate norme che dicevano che il credito era cedibile a tutti senza limitazioni, poi lo Stato ha introdotto misure di blocco di questa cedibilità, ma retroattivo. E questo, diciamo, non si può fare, cioè lo Stato non può cambiare le norme retroattivandole. Le norme possono cambiare da adesso in avanti, ma se io ho fatto l'operazione quando c'era una certa norma, in corso di operazione non me la puoi cambiare, perché questo è contro qualsiasi diritto, qualsiasi cosa. Quindi stanno facendo delle azioni di class action in modo tale da chiedere il risarcimento allo Stato, perché ha operato contro legge. Insomma, la legge dice che le norme devono cambiare da adesso in avanti, non possono essere retroattive, perché sennò io mi ritrovo con le condizioni cambiate in corso d'opera. Ecco, hai fatto un contratto, quel contratto che hai fatto praticamente in termini economici sono stati disintegrati. Però ecco, quello che mi fa a specie è queste agenzie che nascono già pronte per acquistare i cosiddetti crediti incagliati. Certo. Lì ci dovrebbe essere trasparenza, antimafia, perché chi c'è dietro? Chi sono questi sciacalli che vengono a fare questa operazione? Perché lì prendono un pizzo, naturalmente, perché se io ho 10 e tu mi dai 8 nei migliori dei casi, o peggio ancora mi dai 5, addirittura parliamo quasi di estorsione. Cioè, io non capisco come in uno stato di diritto si possa permettere questo, ma di questo non ne parla nessuno. Io è la prima volta che sento parlare che ci sono queste agenzie che stanno nascendo per acquistare i crediti incagliati. Certo. No, purtroppo è così. Ma sai, quando ci sono situazioni di difficoltà vengono fuori gli sciacalli, cioè questa è una cosa che succede sempre, cioè quando c'è un'azienda che è in difficoltà ci sono soggetti che si presentano appositamente per poter sfruttare la situazione ai limiti del legale, o addirittura in maniera fraudolenta, perché tu sai che l'usura comunque e lo strizzinaggio non è un'operazione legale, quindi queste sono attività che purtroppo vengono fatte, e è anche il motivo per cui la politica tende a lasciare le emergenze non risolte, perché nelle emergenze non risolte sguazzano gli sciacalli, e questo purtroppo è un altro dei vizi che abbiamo in Italia. Tu lo sai, quando ci sono i terremoti, ci sono le alluvioni, non vengono mai risolti subito, velocemente. Si lascia che si creino delle condizioni, diciamo, disagiate per tutti, per cui poi si creano delle situazioni nelle quali la gente è costretta e presa per il collo, e quindi qualcuno guadagna sciacallando su queste situazioni di difficoltà. Io ancora ricordo quelle intercettazioni dell'Aquila, dove c'erano imprenditori che parlavano tra loro e dicevano: bello, un'altra scossa, ancora più soldi, si guadagna di più. E perché non lo vanno a fare sto lavoro giù dove ci sono gli alluvioni, dove stanno succedendo queste cose? Come mai da quelle parti non se ne parla? No, ma il problema è che sta avvenendo quello che è sempre successo. Gli alluvionati dell'Emilia Romagna non stanno ricevendo alcun sostegno, quindi chiaramente se uno ha delle risorse finanziarie lo fa con le sue risorse, ma se non ce le ha deve appoggiarsi e farsi aiutare da qualcun altro, e quindi chiaramente si creano condizioni nelle quali qualcuno se ne approfitta e diciamo fa operazioni ai limiti della legalità o addirittura illegali. Quindi purtroppo siamo in questa situazione. In Italia le emergenze vengono lasciate correre, non vengono mai risolte. Ma quanti baracche ci sono ancora su terremoti di 10-15 anni fa? C'è gente che vive, ci sono delle baraccopoli ancora per i terremoti che ci sono stati 10-15 anni fa. Ma non è mica possibile andare avanti così. Ma se per questo ci sono giù in Basilicata roba di 40 anni, 50 anni fa ancora, non è che è cambiato tanto, insomma, sì, possiamo però anche retrodatare. Non è un paese civile, cioè stiamo parlando di situazioni da paese di terzo mondo, questa è la realtà. Soprattutto considerando che noi, essendo un paese civilizzato e ricco, praticamente noi non riusciamo ad utilizzare questa enorme ricchezza che abbiamo, perché viene lasciata scadere, e anche qui la logica, la tecnica è quella di lasciar
depauperare o scadere o squalificare il nostro patrimonio e poi qualcuno se lo comprerà con due spicci. Questa è sempre stata la tendenza che abbiamo avuto noi in Italia. Però dobbiamo invertire, guarda, se no finisce che facciamo una trasmissione troppo pessimista. Noi abbiamo creato questo movimento perché abbiamo le idee chiare su come si fa per rimettere a posto tutta l'economia e la società, perché gli strumenti oggi ci sono, la tecnologia e l'innovazione ci permette di ragionare con un radicale cambio di paradigma. Noi dobbiamo cominciare però ad aumentare la consapevolezza delle persone, ad unirci e cercare di fare pressione politica, perché anche se magari lo faranno controvoglia, ma dobbiamo metterli nelle condizioni di costringerli a fare queste misure, perché altrimenti non li votiamo più. Questa è, diciamo, l'idea che abbiamo, e quindi cerchiamo persone dotate di ottimismo e di voglia di fare, per cercare di cominciare a fare un'azione politica importante, concreta, contro, diciamo, a favore del benessere delle persone e contro questo modo brutto di gestire il pubblico e lo Stato, insomma. Vedremo che forse in Marocco, con il terremoto che hanno avuto, tra 6-7 mesi già tutto comincerà a rinormalizzarsi, mentre qui Amatrice, 8 anni fa, ancora soldi, 600 milioni di euro andati e non se ne vede dove vanno a finire. E parlando sempre di quel famoso 110, e quelli che i crediti sono trovati a metà strada, praticamente hanno il cantiere aperto, hanno fatto il 30-40% dei lavori e poi si è fermato tutto per la non cedibilità del cassetto fiscale che loro avevano. Come si troverà una soluzione? Rimarranno i lavori appiccati, i cantieri, le gru che crolleranno? Qual è la soluzione? La soluzione è drammatica e il governo non sta facendo niente per risolverla. La nostra soluzione, ormai l'abbiamo detta in tutti i modi, è semplicissima. Bisogna trasformare questo credito d'imposta da cedibile parzialmente a cedibile verso tutti, cioè deve essere chiarito che il credito d'imposta io lo posso cedere a chiunque, quindi non devo portarlo solo in banca, lo devo poter cedere a chiunque paga le tasse, in modo tale che quindi la base imponibile è molto più ampia rispetto a quella attuale. Soprattutto devo permettere a questo credito di non scadere, cioè lo devo poter riportare negli anni successivi se non ho sufficiente capienza, perché questo ci permette di non perderlo. Quindi se quest'anno io non ho sufficienti tasse o non trovo nessuno che me lo compra, lo posso vendere l'anno prossimo, non mi scade, non lo perdo. E poi la cosa ancora più importante è che questo credito deve essere facilmente utilizzabile e scambiabile, quindi anche frazionato, perché adesso ci sono tutta una serie di vincoli che tu lo devi vendere in blocco, non puoi frazionarlo. Invece se io ho un credito di 100.000 euro e trovo due soggetti che accetterebbero 50.000 euro, perché non lo posso fare? Che cosa cambia? E quindi l'idea è quella di avere uno strumento molto più flessibile, in modo tale che nessuno rimane impiccato su questa situazione. Ma il mezzo di scambio c'è, è il cassetto fiscale, ce l'hanno tutti gli italiani praticamente, per cui qual è il problema? È il problema che non puoi venderlo frazionato, cioè se tu hai un credito d'imposta per quest'anno, tu non puoi venderne un pezzettino a uno, un pezzettino a un altro, devi trovare uno che te lo compra tutti. Ecco, ritorniamo al discorso, è il grande, il pesce grande che lo prende tutto e ti dice ti do il 10% in meno, il 20% in meno. È come la storia quando parlavamo di quei titoli di Stato a 20 anni, a 30 anni, no? Di mettere un titolo a 6 mesi e a 8 mesi che poteva prendere la persona comune. È sempre quello il trucco, di renderlo inaccessibile a determinate categorie, se non sbaglio. Certo, è così, così. Il problema è che purtroppo se tu fai delle strozzature e introduci dei limiti, chiaramente, essendo meno i soggetti che sono disponibili a fare quell'operazione, questi soggetti se ne approfittano. È inequivocabile, insomma, è così, è naturale che sia così. Invece la soluzione è proprio l'esatto opposto. Io devo togliere tutti i vincoli, rendere fluida la cessione di questo credito, in modo tale che se io vengo impiccato come proposta da un soggetto che me lo prende tutto, me ne trovo due o tre che me ne prendono una parte e risolvo il problema lo stesso. In questa maniera evito il ricatto di questi personaggi.
Sì, ma il renderlo frazionabile non sarebbe un problema, perché si può trovarne anche 20, 30, 40, qual è il problema? È come del Il denaro, problema se io ho il denaro in mano lo spiccio in pezzi da 50, da 20, da 10, da 5 euro e rimane sempre lì. è che non vogliono che diventi una moneta, e questo è il problema. Perché se quello che io ho descritto è una moneta fiscale, cioè non ha molta differenza rispetto all'euro, ma non vogliono che si faccia, perché altrimenti si scoprirebbe, come noi diciamo da tanti anni, che lo Stato in realtà può sempre creare moneta, perché avendo la capacità di imporre le tasse, basta che crei uno strumento che lui accetta per il pagamento delle tasse, che quello automaticamente diventa moneta. Questa Sì, ma è. che poi passeremo oltre anche altri aspetti, come quello dell'antiriciclaggio. Non c'è più antiriciclaggio di uno che compra il credito fiscale per pagarci le tasse, perché se paga le tasse certamente non può essere un evasore. Anche Ma non quella. solo, ma la transazione avviene all'interno dell'Agenzia delle Entrate, perché il cassetto fiscale è all'Agenzia delle Entrate. Quindi, quale truffa ci può essere in una transazione che avviene tra due soggetti che sono iscritti all'Agenzia delle Entrate, tracciabili e quindi di cui si sa vita, morte e miracoli? Cioè, veramente, stiamo parlando di niente. Questa gente mente sapendo di mentire. Sì, ma questi stanno danneggiando il paese, danneggiando le imprese e creando anche un problema di tensione sociale, perché quando ci ritroveremo, sai benissimo come ha funzionato la questione di questi 110, che c'è un top manager, il general contractor, come lo chiamano loro, che prende in mano il lavoro, tipo l'Impregilo. L'Impregilo prende il lavoro in tutta Italia, poi lo passa a un'impresa, che a sua volta lo passa a un'altra impresa, un'altra impresa, un'altra impresa, un'altra impresa ancora. E come succede con l'impregilo incassa i soldi e quello che fa il lavoro i soldi non li incassa perché nell'impregilo e nelle ditte che ci stanno dietro ci sono uffici pieni di avvocati per contestare qualsiasi lavoro. Questo è il problema grosso Certo, dell'Italia. Ecco, ma è così, purtroppo è così. quando questi parlano delle truffe, quelle che hanno fatto e cose eccetera, sono dettagli, perché se andiamo a vedere le truffe che ci sono state, sono un una percentuale minima di quelle che hanno accertato, proprio l'1-2%, è che però si sono accorti le banche che stavano a perdere soldi e non solo, avevano anche un grosso problema, perché quando una banca non ha più capienza fiscale, c'è qualcosa che non quadra o sbaglio. No, allora, la banca ovviamente ha una sua capienza fiscale che Ma è quando questa ridotta. capienza fiscale è molto molto piccola rispetto al volume della banca, d'affari della banca, comincia a essere Ma le banche sospetta. pagano poche tasse, diciamoci l'onesta verità. Cioè, non è che le banche pagano le tasse come le pagano i cittadini e le aziende. Le banche hanno tutta una serie di meccanismi che gli permettono di pagare sempre poche tasse, per questo che non ce ne hanno a sufficienza. Però, insomma, comunque la situazione è questa. Quindi adesso in realtà le banche hanno guadagnato tantissimo, perché la tassa sugli extra profitti è nata proprio avendo riscontrato che le banche italiane soprattutto hanno avuto profitti immensi. Si parla di cifre di intorno ai 20 miliardi di utile per tutto quanto il settore bancario. Quindi in realtà, insomma, stiamo parlando di cifre grandi, insomma, quindi È non. bello parlare di cifre grandi perché sono cifre grandi che verranno restituite dallo Stato con la tua moneta che non fa debito. Certo, e quindi questa tassazione sarà un trucco contabile, che per far finta di averli tassati, in realtà non hanno tassato niente. Non hanno tassato, però hanno messo in funzione finalmente la Anzi, cosiddetta moneta positiva. è come se io vado al supermercato, pago alla cassa, ma mi danno un buono equivalente a quello che ho speso, che posso spenderlo il giorno dopo. Cioè, quanto mi è costata quella spesa? Zero. Però quel buono è importante perché quel buono dimostra che è possibile adottare questo sistema e risollevare veramente l'Italia. E l'hanno messo in pratica loro senza nulla chiedere. Non è malvagia la cosa vista in quest'ottica. Assolutamente sì, però va usata, cioè noi dobbiamo pretendere che questi nuovi strumenti non vengano usati per rimborsare le banche, vengano usati per costruire ospedali, scuole, strade, ricostruire le zone terremotate, ricostruire le zone alluvionate. Questi sono gli obiettivi che devono essere raggiunti con questo strumento.
basta utilizzare questo strumento solo per arricchire poche persone che sono già ricche. Bisogna che le utilizziamo per risolvere i problemi delle persone. Quindi già è un passetto in avanti, è la dimostrazione che il sistema è reale e che non è utopia come il mainstream e alcuni personaggi tentano di dire. Non è il primo caso che io sento queste cose qui, dicono è un'utopia, non è realizzabile, eccetera, e non scendono nei particolari. Noi abbiamo spiegato perfettamente bene a tutti come funziona questa operazione e come lo stesso Stato, pur gabbandoci, sta dimostrando che questo sistema funziona, è attuabile. Guarda, fammi e fare, si prendono i soldi. Fammi fare una battuta. Io dico sempre che la differenza tra un economista e un ingegnere, e io sono ingegnere, lo sai, anche se mi occupo di economia, è che gli economisti fanno modelli, fanno formule, poi se la realtà non corrisponde al modello che hanno fatto, cambiano la realtà. Noi invece siamo abituati che quando facciamo un modello e la realtà non corrisponde al modello, cambiamo il modello. E quindi, perché il nostro obiettivo è quello che le cose siano realizzabili, cioè noi abbiamo come forma mentis quella che se io progetto una casa, quella casa deve essere realizzabile e deve stare in piedi. Cioè non sarebbe concepibile una casa che casca giù dopo che è stata costruita. Quindi noi siamo abituati a fare cose realizzabili. Il problema è che invece gli economisti fanno cose che non producono nessun effetto di quelli che prevedono. E quindi alla fine ci ritroviamo da anni a parlare di politiche d'austerity, pur avendo già verificato da tanti anni che sono addirittura negative, non solo non risolvono i problemi, ma addirittura li aggravano. Certamente parliamo dell'economista che costruisce la casa senza le fondamenta, che è la normale battuta che si adopera. Noi ci ridiamo, però qualcuno dovrebbe cominciare a pensare. Purtroppo in questo mondo, in questa nazione che viviamo, tutta gente crede a quello che gli raccontano, a quello che gli racconta il mainstream, e qualche volta una partita di pallone è più interessante degli affari propri, dei propri soldi che hanno in tasca. Ci dovrebbe essere una cultura a scuola, insegnare nelle scuole quella che è l'economia, quello che è il denaro. È una cosa che non viene insegnata purtroppo, e neanche nelle università. La moneta è tabù, caro Paolo, e purtroppo la moneta, che è la cosa più importante nella nostra economia, nella nostra società, perché tu sai, senza moneta non si possono fare scambi, non si possono soddisfare bisogni, non si può fare niente, eppure è la cosa meno di cui si parla nel nostro sistema economico e informativo. Invece la moneta è importante, dobbiamo cominciare a capire che in realtà esiste moneta e moneta, ci sono monete che producono effetti negativi come la moneta a debito emessa dal sistema bancario, ma ci sono anche monete come la moneta positiva di cui parliamo, che invece producono effetti positivi nell'economia. Quindi da questa consapevolezza di queste due monete siamo in grado di scegliere qual è quella che preferiamo, e quindi magari di cominciare a ragionare con una società che i problemi li risolve, non li aggrava e li rende motivo di arricchimento per poche persone. Ecco, risultato: la moneta a debito fa ingrassare i banchieri e fa impoverire il popolo, la moneta positiva fa sì che il popolo non faccia la fame, che progredisca e che il banchiere guadagni un bel po' meno, come dice una certa persona che ha detto lo Stato non deve fare il banchiere. Riesco lì, quella, sono stati impressionati. È rimasta lì quella cosa, È rimasta lì perché è troppo una smargiassata grande detta da un personaggio che ha una credibilità in Europa e che c'è gente che ancora gli dà qualche milione di voto. Tutto qui, certo. È quello che mi preoccupa, tutto qui. Perfetto. Posso fare una pubblicità al nostro libro, perché, e ti do la notizia che non te l'avevo detta, questo libro adesso è presente su Amazon, e quindi se uno volesse, diciamo, acquistarlo, questo è il libro del convegno che abbiamo fatto alla Camera dei Deputati, ma è anche una sorta di manifesto del movimento che stiamo creando, e quindi è motivo di diciamo di divulgazione di questi temi, e qui dentro c'è spiegato soprattutto come funziona male il sistema attuale, quali soluzioni possiamo adottare per migliorare la situazione, ma soprattutto è spiegato qual è la società che si genererebbe se noi, cambiando paradigma, cominciamo a usare degli strumenti positivi invece che quelli negativi. E questo, secondo me, dovrebbe essere la Bibbia per tutti, cioè tutti dovrebbero capire,
attingere da questo libro per aumentare la propria consapevolezza. Sai che il libro è fatto non solo da me, ma da tutte le persone che hanno partecipato. Facci rivedere la copertina. La copertina, eccola qui. E qui questo libro contiene tutte le relazioni che sono state fatte al convegno di Carlo Freccero, Paolo Becchi, Francesco Carraro, Nino Galloni, Ilaria Bifarini, Marco Cattaneo, insomma tutti i personaggi che hanno partecipato con noi e che hanno fondato questo movimento, in questo libro si trovano tutti. È un libro a colori, quindi anche bello, molto fotografico, ci sono tutte quante gli slide, i grafici che uso per spiegare queste cose, ma ci sono anche tutte le foto del convegno, quindi è un bel libro che secondo me è giusto che le persone comprino per acquisire maggiore consapevolezza su questi temi. Ecco, devi sperare di non fare la fine di Giacinto Auriti quando fece la famosa denuncia per la grande usura della moneta, che il giorno dopo si ritrovò i supermercati pieni di finanzieri, tutto lì. Vabbè, lui però aveva fatto il CIMEC, che era una sorta di emissione monetaria privata, insomma, quindi chiaramente aveva fatto un'operazione abbastanza rischiosa. Noi facciamo solo operazioni di divulgazione, la nostra è un'operazione culturale. Noi vogliamo far acquisire alla popolazione e anche alle istituzioni quel minimo di consapevolezza che permette di far andare il mondo in un modo diverso e positivo, come diciamo noi. Permetterebbe di far andare il mondo, e certo, specifichiamo, a discapito dei grandi gruppi finanziari e dei banchieri, perché guadagnerebbero di meno, non è che non guadagnerebbero più, guadagnerebbero un po' di meno, però facendo stare meglio noi. Paolo, cioè, diciamoci l'onesta verità, sono talmente ricchi che non riusciranno a utilizzarla tutta quella ricchezza in tutta la loro vita, cioè questi acquisiscono ricchezza mica per usarla, l'acquisiscono semplicemente per aumentare il loro potere sugli altri, non è un fatto, perché sono già talmente ricchi che potrebbero tranquillamente, cioè, non lavorare più, non fare più niente, eppure si adoperano per aumentare il loro potere e per renderci sempre più schiavi. Quindi è un motivo che non è più economico, ma che trascende altre motivazioni. Follia, perché altro non c'è da dire, follia. È come quello che si droga e più sta, si vuole drogare sempre di più fino ad arrivare alla morte. Forse quando si ritroveranno da soli e poi non c'è più nessuno che fa niente, ciao Nina, finisce tutto. Io racconto sempre quello che accade negli alveari, dove c'è un insetto che non ha mobilità, che si attacca sulle api, è la pulce rossa, e succhia il sangue alle api. Quando entra in un alveare, che fa? Attacca tutte le api che sono dentro e praticamente muoiono. E loro sopravvivono, ma non essendoci più api che disposte in altri alveari, muoiono anche loro. Questa è la fine che faranno. Certo. Però diciamo, cerchiamo di evitare che accada, cerchiamo di svegliarci e di renderli inoffensivi, cioè incapaci di pungerci. Quindi, siccome gli strumenti ci sono, dobbiamo difenderci e aumentare la consapevolezza che abbiamo. Abbiamo raggiunto la nostra oretta, abbiamo spiegato queste cosette qui che la gente speriamo che capisca, ricordiamo il tuo libro che è il vademecum di chi vuole capire come si può gestire il mondo con una moneta che non crea i problemi che crea la moneta che noi conosciamo. Bene, il libro così è Un mondo positivo, lo trovate su Amazon e soprattutto seguite il movimento Un mondo positivo, che trovate www.unmondopositivo.it, e quindi iscrivetevi e diciamo decidete voi come aiutarci a collaborare su questa missione, perché è una battaglia, è una guerra che dobbiamo assolutamente vincere. Ringrazio l'ingegner Conditi e ci daremo appuntamento alle prossime trasmissioni. Ciao Paolo, salve a tutti.